In quel tempo, di sabato, Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Il sabato è stato fatto per l'uomo. Fermiamoci qui. È questa la prima affermazione di Gesù a difesa dei suoi discepoli che, passando fra i campi di grano, si sono messi a raccogliere le spighe, cosa proibita per la legge giudaica. Di sabato, infatti, non si può lavorare. Ma il sabato è stato fatto per l'uomo, ribadisce Gesù. Lo ha creato Dio, il quale, riposandosi il settimo giorno, ha configurato la settimana con un giorno di riposo. Quel riposo va a custodire l'uomo dalle fatiche degli altri giorni, è un giorno provvidenziale. Per gli ebrei è il sabato, per i musulmani il venerdì, per noi cristiani la domenica. È comunque un giorno della settimana che Dio ci ha donato per liberarci dalla tentazione dell'onnipotenza. Infatti l'uomo che pretende di lavorare più di Dio manifesta una volontà latente di dominio sul tempo, sulle cose e sugli altri. L'uomo che non sa godersi il riposo è certamente affetto da manie di controllo, non si fida più della provvidenza, non sa rilassarsi, non sa concedersi spazi di gratuità. Ed è proprio per custodire l'uomo da tutte queste terribili tentazioni che Dio ha fatto il sabato e lo ha imposto nel suo decalogo. Il sabato ci salva dal nostro delirio di onnipotenza, è liberante. Eppure, paradosso dei paradossi, i farisei, i detentori della legge, hanno fatto del sabato una gabbia per l'uomo, impedendogli di fare qualsiasi cosa, invece di liberarlo, lo hanno di nuovo imprigionato. Ma sentite, non succede così anche oggi? La domenica, il riposo, la vacanza, il cui termine deriva da vacuum, ossia vuoto, viene opportunamente riempito da logiche commerciali che travisano il senso del riposo e costringono l'uomo ad un lavoro infinito. Eppure Pavel Florensky sosteneva che molto spesso basta scrollarsi di dosso la zavorra delle solite minutaglie quotidiane per liberare ciò che giace sotto, soffocato, cioè la consapevolezza profetica, il senso di un legame radicato con il mondo, una gioia di vivere prossima all'estasi.